Stadio Adriatico Giovanni Cordacchi al Pescara ospita la Pianese, squadra di Pian Castagnaio, neanche 4.000 abitanti, provincia di Siena, previsioni confermate, rientra Pirozzi, Lonardi e Valzanera dal primo minuto, davanti conferma per Tonin, la Pianese del pescarese Fabio Prosperi, si schiera secondo i canoni del 3-4-2-1, confermato in blocco l'11 che ha battuto il campo basso davanti Mignani e Falleni, alle spalle di Sorrentino, si comincia così, dopo 43 secondi avventato retropassaggio di Pellacani che tocca anche mal il pallone, quindi anche errore tecnico, ne approfitta Mignani, occhi negli occhi con Plizzari, non sbaglia il classe 2002, sono trascorsi soltanto 49 secondi, guardate qui l'episodio, diciamo l'errore piuttosto clamoroso, insomma l'infortunio, la leggerezza di Pellacani, Plizzari poi andrà in soccorso al compagno di squadra, ha parlato anche di comunicazione non perfetta tra i due, qui ci prova Dagasso che è stato tra i migliori nel primo tempo, il suo sinistro, la sua setta con la palla che termina non di molto sopra la traversa della porta difesa da Boer, poi c'è Tonin che si destreggia in un numero di avversari, poi ancora Pierozzi, lato corto, Valzania, il cross, il tiro cross, la palla che viene deviata, respinta, il calcio d'angolo dall'estremo difensore della Pianese, Boer, un esordio in Europa League con la Roma nel 2019-2020, e questa è una grande opportunità per Radagasso, ispirato da Bentivegna, tocca il pallone col mancino, probabilmente se avesse chiuso col destro avrebbe quantomeno centrato lo specchio della porta, 46esimo ancora Dagasso, la sua conclusione, poi Tonin, vediamo, si gira, pallone centrale, nessun problema per Boer, 46esimo minuto, il corso del primo tempo col Pescara sotto di un gol, tra poco vedremo l'immagine della ripresa, intanto ecco qui, sì, le immagini del secondo tempo, triplo cambio operato da Baldini, c'è questa conclusione, o meglio il cross di Bentivegna sul secondo palo, e bravo Boccadamo a disturbare di quel tanto Cangiano per impedirgli di concludere a porta vuota, di fatto, perché era fuori causa il portiere Boer, quindi 48esimo minuto, la conclusione di Valzania, non è perfetto, Boer riprende Valzania, il gol di Ferraris che aveva preso il posto di Tonin, nel triplo cambio all'intervallo, dicevamo Moruzzi per Crialese, squizzato per Lonardi e Ferraris per Tonin, c'è sempre lui, Andrea Ferraris, terzo gol in altrettanti spezzoni di partita, il capocannoniere del Pescara, in classe 2003 preso dal Monza, quindi il colpo di testa di Bentivegna che tutto solo colpisce il palo su un gioiello, su un assist di raro pregio, ancora una volta di Cangiano, guardate, incredibile il gol fallito da Bentivegna al minuto 52, siamo al 62esimo, questo intervento viene punito con rosso, l'intervento di Oger aveva preso il posto da circa due minuti, il posto del capitan Simeoni, l'intervento su Bentivegna, protestano i giocatori della squadra di Fabio Prosperi, l'arbitro, il signor Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola, non ha dubbi, estrae rosso Pianese in 10 uomini, protesta Oger, ex giocatore della Salernitana, più di 100 presenze con la maglia dei campani, e c'è questo tentativo poi all'88esimo di Pierozzi con la palla che viene bloccata facilmente all'altezza della sua area di competenza dal portiere Boer, 93esimo, guardate, svirgola completamente il pallone Pacciardi sul l'angolo tagliatissimo di Moruzzi, un infortunio anche in questo caso di un difensore, ma della Pianese, al 93esimo autogol clamoroso del numero 5, il capitano dopo l'uscita di Simeoni, Pacciardi, classe 1995, e poi il miracolo, intervento decisivo di Plizzari sulla punizione calciata al 97esimo dal numero 30, ospite Proietto, finisce qui la partita, Pescara batte Pianese 2-1 in rimonta, il Pescara in testa alla classifica, aggancia Lentella a quota 10.